Bentrovati per una nuova edizione del TG Tramonti. Un saluto da Maria Teresa Dragonetti ed Andrea Giunchiglia. Prima del TG le notizie principali. Nasce la prima lista civica per la Campania, Mo, che si propone per il riscatto del Sud. 23 anni fa la strage di Ponte Cagnano Faiano, dove persero la vita i due carabinieri Claudio Pezzuto e Fortunato Arena. Dopo 30 anni sfrattato ad Amalfi il centro antidiabetico. Intervista al presidente della provincia, dottor Giuseppe Canfora, e al sindaco Villemier sulle problematiche della crisi del Ravello Festival. Si rinnovano le manifestazioni del Gran Carnevale a Palma Campania, Maiori e Tramonti. Il batterista jazz di fama internazionale Roberto Gatto in concerto a Fisciano con il suo quintetto. Agropastorali, secondo festival dei suoni a Marra, tradizioni alle falde del Vesuvio. Partiamo subito con la prima notizia. Nasce la prima lista civica per la Campania, Mo, che si propone per il riscatto del Sud. Ce ne parla Angela Cioffi. Si è tenuta a Napoli un'assemblea dei gruppi meridionalisti per scegliere il presidente del Mo, lista civica per la Campania, che si propone il riscatto del Sud. La scelta è caduta sul giornalista del Mattino di Napoli, Marco Esposito, segretario del Movimento Meridionalista Unione Mediterranea. Punti focali del programma del Mo sono la salvaguardia della salute e dell'ambiente, creazione di posti di lavoro, snellimento della burocrazia, riduzione della pressione fiscale, facilitazione e sblocco del credito bancario. Ascoltiamo al riguardo il neo eletto presidente. L'intervista è di Imma Bottone. Benvenuti al TG Tramonti. Oggi siamo in compagnia del dottor Marco Esposito, fondatore dell'Unione Mediterranea e oggi anche presidente del Mo. In due battute, dottor Esposito, ci vuole illustrare che cos'è il Mo? Intanto Mo basta una battuta. Mo vuol dire adesso, vuol dire ora, subito, adesso che cosa? Adesso è il momento di reagire, è il momento di dire basta a quello che accade da troppi anni contro il nostro territorio. Lo abbiamo visto per la sanità, lo abbiamo visto per i trasporti, lo vediamo per l'istruzione, lo vediamo per gli investimenti in infrastrutture e vediamo purtroppo anche una politica locale distratta, talvolta inetta, talvolta che si muove sul filo della legge e non è una cosa che ci aiuta. Noi abbiamo bisogno di reagire alle nostre incapacità dimostrate appunto con questa politica inetta, ma abbiamo bisogno anche di proporre e di fermare quella che è un'attività nazionale che deprime il Mezzogiorno. Per farlo che cosa serve? Serve vincere quella barriera che fa separare la società civile dalla polis, dalla politica, e poi polis e civitas sono la stessa cosa. Questa separazione è voluta, è artefatta, è voluta dai politici vecchia maniera, dai trafficanti di consenso che dicono va bene, occupatevi dei bambini, occupatevi del verde pubblico, occupatevi degli uccellini, purché la politica la fate fare a noi che siamo del mestiere. Non funziona così. I cittadini hanno il diritto e il dovere di fare politica e noi lo faremo direttamente con una lista civica alle regionali della Campania che si chiama Mo. 23 anni fa la strage di Ponte Cagnano Faiano, in cui persero la vita due carabinieri, Claudio Pezzuto e Fortunato Arena. Vediamo il servizio. La sera del 12 febbraio 1992, intorno alle 20:15, la centrale piazza Garibaldi in Ponte Cagnano Faiano viene bagnata dal sangue di due giovani carabinieri trucidati a colpi di mitragliette israeliane. Claudio Pezzuto, 29 anni, e Fortunato Arena, 23, vengono uccisi da due latitanti affiliati alla Camorra durante il servizio di pattugliamento del territorio. Claudio lascia la moglie Tania e un figlio di 3 anni, Alessio. Fortunato lascia la moglie Angela Lampasona. Nonostante la cattura e l'ergastolo dei due criminali, Carmine De Feo e Carmine D'Alessio, ancora tanti gli interrogativi rimasti sul perché della strage. A tenere vivo il ricordo di chi ha perso la vita a causa della giustizia, non solo cerimonie commemorative e messe celebrate in suffragio. Tania Pisani Pezzuto, donna combattiva e impegnata nel sociale, ha fondato un'associazione di promozione sociale, ispirandosi agli ideali di giustizia che condivideva con il marito Claudio. Ce ne parla nell'intervista che ci ha rilasciato. Quando ha deciso di continuare l'opera di suo marito? La sera stessa dell'uccisione,
nonostante il dolore forte, perché poi avendo un bambino di 3 anni piccolino sono stata catapultata qui nel mio paese natio, però subito ho detto no, il nome di Claudio è di quello di Fortunato, perché Claudio è caduto con un suo commilitone, Fortunato Arena, medaglia d'oro al valor militare, e la sua continuità, altrimenti non avrebbe senso, e il sacrificio e quello che aveva fatto lui prima del 92, prima del 12 febbraio. Quindi per me è una battaglia che porto avanti da 22 anni e credo non mi fermo, perché è il nome di Claudio, è il nome di Fortunato, è il nome di tanti altri uomini, ne potrei nominare tantissimi, Fezzuoglio, quelli che sono successi in Italia, Della Ratta, ma ce ne sono dalla Chiesa, ce ne sono tantissimi, addirittura Borsellino, Falcone, cioè non avrebbe senso, non avrebbe senso la loro morte, non avrebbe senso il loro sacrificio. Questi servitori dello Stato vengono onorati e ricordati, perché solo chi viene ricordato non muore mai. Prima della prossima notizia, continua la scalata del promuovere la storia di Tramonti. All'evento Le strade della mozzarella 2015, la pizza napoletana si presenta a Ginevra, il tutto grazie ad un nostro concittadino che vive ad Alessandria, Giuseppe Giordano, che con il suo pizzino, una pizza cotta in un tegame senza fondo, battezzato Corona, sul piano di mattoni del forno tipico napoletano, per portare il nome della pizza di Tramonti sempre più lontano. La prossima notizia, ad Amalfi sfrattato il centro antidiabetico dopo 30 anni di attività. Il servizio di Angela Cioffi. Si chiude in maniera inaspettata la trentennale attività del centro antidiabetico di Amalfi, struttura di eccellenza e punto di riferimento per molti cittadini della costiera. La Curia, proprietaria dell'immobile, nonostante le rassicurazioni del vescovo Monsignor Orazio Soricelli, non ha voluto rinnovare il contratto al dottor Bonaventura Gambardella. La vicenda si dimostra estremamente complessa, ma il dato certo è che i pazienti del centro si sono trovati a vivere una situazione di estremo disagio. Sentiamo al riguardo l'opinione di alcuni cittadini. È un fatto increscioso, anche perché io ho avuto mia mamma diabetica da tanti anni e tante volte l'hanno tenuto in vita proprio loro, che sono persone eccezionali. Quindi effettivamente è negativo, visto e considerato che era veramente positivo il centro di Amalfi, di cui ci servivamo da anni, e quindi non conosco i motivi per cui venga chiuso. Se alla base ci fossero dei motivi effettivamente validi, per cui va ad essere migliorato, ma se dovesse essere dato in affitto a privati, e a dir poco. Intervista al presidente della provincia dottor Giuseppe Canfora e al sindaco dottor Paolo Villemer sulla complessa problematica del Ravello Festival. Poco chiaro se in questa vicenda sia stata rispettata la democrazia. Il servizio di Imma Bottone. Questa strada, nel rispetto delle regole della democrazia, perché è anche un fatto morale di insegnamento, soprattutto ai più giovani, insegnargli che nella vita bisogna confrontarsi e condividere le scelte, sedersi ad un tavolo e trovare la migliore soluzione per gli interessi del territorio. Il Collegio dei Revisori ha verificato che i verbali con la mia elezione non erano stati trascritti nei registri e quindi non riuscivano a stabilire se erano state rispettate le regole democratiche e la legittimità degli atti. L'atteggiamento del dottor Amalfitano è stato quasi di ostruzionismo riguardo alla nomina del dottor Villomier. Poteva la presidenza del sindaco risultare di ostacolo all'operato del dottor Amalfitano? Hai ritenuto che ci fossero problemi nella gestione della Fondazione Ravello. Questo accanimento contro la mia persona, che non è la mia semplice persona in questo momento che viene chiamata in causa, ma è la persona del sindaco della città di Ravello, un sindaco che rappresenta tutti e 2.500 i cittadini ravellesi. Che
L'avvocato Salvatore Di Martino ha accusato il primo cittadino, con un manifesto pubblico, di aver voluto destituire l'onorevole Brunetta dalla presidenza della Fondazione. Sentiamo la replica del dottor Villomier. Se avessi voluto mettere lo sgambetto a qualcuno mi sarei comportato diversamente. Potrei dire tante cose, potrei dire che in 3 anni il consigliere Di Martino ha partecipato ben poco alla vita della fondazione, era consigliere di indirizzo, si è espresso contro aspramente quando ho conferito la cittadinanza onoraria a Renato Brunetta, per la prima volta hanno abbandonato l'aula. Hanno votato contro questa cittadinanza, si è dimesso dal consiglio di indirizzo all'indomani della delibera della giunta regionale che affidava in concessione amministrativa alla Fondazione Ravello Villa Episcopio. Ci sono degli atteggiamenti contraddittori. Per quanto riguarda invece la provinciale che da Ravello porta a Chionzi, la comunità montana insieme ai vari comuni si stanno facendo portavoce e in questo la provincia li accompagna di una nota scritta a più mani per chiedere alla regione Campania i fondi che non passerebbero attraverso la provincia ma vanno direttamente ai comuni e alla comunità montana per provvedere alle opere di viabilità e di messa in sicurezza. Veniamo ad un'altra questione che riguarda diversi cittadini. La Fondazione Ravello ha creato molto scompiglio. A che punto siamo? Il commissariamento ci sarà o non ci sarà? Ma a che punto siamo? In tutta onestà lo vorrei sapere pure io, perché siamo rimasti con questo fantomatico commissariamento. Non si capisce manco, per la verità non si capiscono manco le ragioni che dovrebbero poi portare a un commissariamento. Per quanto già abbiamo letto e ci siamo interrogati, insomma, ma non abbiamo trovato nessuna ragione plausibile per chiedere il commissariamento. Però, purtuttavia, questo commissariamento sembra essere inoltrato, ma al momento non ci risulta che di avere, perlomeno la Regione Campania, di aver individuato questo commissario. Io dico e faccio un appello attraverso la vostra emittenza, va bene? A caldoro, perché le istituzioni non possono essere ridicolizzate in questo modo. Cioè c'è una Regione Campania, c'è una provincia di Salerno, probabilmente secondo Amalfitano imputa alla provincia di Salerno un nessun valore, lo ha detto anche più volte nei vari consigli di nelle varie riunioni in cui ci siamo ritrovati. Io dico che la provincia di Salerno non esiste come la immaginava lui, ma esiste perché certe macrofunzioni relativamente ai problemi che dobbiamo affrontare esiste, altro che se esiste. Ma dico a caldoro, sarebbe opportuno che ci incontrasse per saldare un vincolo istituzionale che non può essere, come dire, distrutto non solo sull'altare della Fondazione Ravello, ma non fa giustizia proprio alle istituzioni. E aggiungo, noi probabilmente impugneremo l'atto qualora dovesse esserci, ma noi che cosa abbiamo chiesto? Avevamo chiesto un presidente di fondazione diverso rispetto a Brunetta, senza nulla togliere all'onorevole Brunetta. Paolo Villemì è il sindaco di Ravello, il sindaco viene eletto democraticamente. Ravello non è una città della costiera, è la costiera, è il simbolo più importante della costiera. Quando pensiamo a Ravello non pensiamo alla città di 2500 abitanti, ma pensiamo al diamante incastonato nella meraviglia che l'UNESCO ha detto essere unica. Va bene? Quindi chi meglio di Paolo Villemier, sindaco di Ravello, poteva rappresentare la Fondazione Ravello? Abbiamo fatto un ragionamento semplicistico, probabilmente di governo e non di gestione, cioè significa soltanto una rappresentanza vera, autentica della costiera amalfitana della provincia di Salerno.
Secondo Amalfitano, probabilmente è legato più a logiche di potere, di gestione, tant'è che continua a dire che meglio di Brunetta non può esserci nessuno. Credo che, secondo Amalfitano, probabilmente pensa che oramai la Fondazione Ravello è di sua proprietà. Io non credo che sia di proprietà di nessuno, benché di secondo Amalfitano. La Fondazione di Ravello è una entità che fa cultura e che è patrimonio italiano. Prima della prossima notizia, un altro comunicato. L'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, sezione costiera amalfitana, organizza la campagna di sensibilizzazione Non mi abbandonare, andiamo in vacanza. Tale avvenimento si svolgerà sul territorio di Maiori il 20 marzo al Corso Regina, piazzetta antistante al Palazzo Mezzacapo, il 21 marzo in Piazza D'Amato e il 22 marzo al Porto Turistico. L'evento prevede distribuzione di gadget, cibi per cani e gatte e intrattenimento per i bambini. La prossima notizia, si rinnovano le manifestazioni del Gran Carnevale a Palma Campania, a Maiori e Tramonti. Ce ne parla Imma Bottone. A Campinola di Tramonti si è tenuta la prima manifestazione di Carnevale organizzata dall'Associazione Agape. Grande la partecipazione di giovani e bambini che si è conclusa nella casa parrocchiale con canti e coreografie danzanti, queste ultime ideate da Ruben Citarella. Grande festa per il Carnevale di Maiori, giunto alla sua 42esima edizione. Un evento che ogni anno chiama a raccolta tutti i cittadini della costiera e non solo, per una settimana all'insegna del divertimento e dell'allegria. Tre i carri allegorici presenti in gara. Arriva la Fortuna, il Gladiatore e arriva Madagascar, quest'ultimo vincitore dell'edizione. Realizzato dagli amici di sempre. È considerato uno dei più antichi carnevali, quello che ogni anno si tiene a Palma Campania, in provincia di Napoli. Risale al 1600, voluto dai viceri spagnoli. Ciò che contraddistingue questo carnevale dagli altri eventi dello stesso periodo è la quadriglia, gruppo folk di circa 200 partecipanti. Il tutto consiste in un'esibizione musicale dal vivo, con l'uso di strumenti della tradizione musicale napoletana. Ok, chiudiamo il sipario interno. Il batterista di chiara fama, Roberto Gatto, in concerto a Fisciano con il suo quintetto. Vediamo il servizio. Al Round Midnight Jazz Club a Fisciano incontriamo il batterista romano, Roberto Gatto. Compositore, arrangiatore e concertista di fama internazionale, questa sera rende omaggio ad un genio della musica del Novecento, Miles Davis. La sua band è composta da Francesco Lento alla tromba, Max Ionata al sax, Roberto Tarenzi al pianoforte e Luca Bulgarelli al contrabbasso. Tributo a Miles Davis. Cosa deve aspettarsi il pubblico questa sera? Un concerto divertente, un concerto che fa rivivere al pubblico un repertorio di un gruppo meraviglioso che è stato il quintetto di Miles, quello che è nato più o meno dagli anni, fine anni 60, 64-68, ed è una musica che più o meno non si ascolta più quasi mai dal vivo, è un repertorio molto legato a quel gruppo, è un suono che riconduce ovviamente ai musicisti che hanno fatto parte di quel quintetto, quindi Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams, Wayne Shorter e ovviamente Miles. È un tributo più che a Miles Davis, proprio a quel quintetto lì, quindi quel quintetto è stato speciale e io sono cresciuto ascoltando quella musica e questa idea, che è nata qualche anno fa in realtà con un altro gruppo che era composto da Dado Moroni, Daniele Scannapieco, Rosario Bonaccorso e Flavio Boltro,
ho voluto togliermi la soddisfazione di risuonare della musica appunto con cui io ero cresciuto e che mi aveva profondamente segnato nella mia formazione di musicista di jazz. Roberto Gatto chioccia di musicisti più giovani, ma come li scopre? Ma questa è un po' una cosa che ho imparato guardando anche i grandi musicisti della storia del jazz, voglio dire lo stesso Miles Davis, proprio parlando di uno non a caso. Fa un po' parte dell'indole del musicista, tra virgolette, esperto. Io l'ho sempre fatto, ecco, non è che l'ho fatto in tempi recenti e basta, insomma, mi sono sempre fidato dei musicisti giovani perché comunque portano nuove idee, portano nuove energie. L'ultima notizia, agropastorali a Marra e Napoli, secondo festival dei suoni e delle tradizioni alle falde del Vesuvio. Ce ne parla Angela Cioffi. Paranzaro Lione ha organizzato a Marra, o come amano chiamarla Spacca Paese, la seconda edizione del Festival dei Suoni Agropastorali, importante rassegna dedicata alla riscoperta dei suoni e delle tradizioni alle falde del Vesuvio. Numerosi gruppi folcloristici provenienti da tutta la Campania e non solo hanno animato le tre serate. Tra di essi il gruppo di Tramonti a Paranzaro Tramondana. Nell'intervista di Anna Cirillo sentiamo uno degli organizzatori, il signor Antonio detto Olione. Dei suoni agropastorali organizzato dal nostro Antonio detto Olione, non ce lo dimentichiamo. E signor Antonio, ci può spiegare di cosa si tratta, cosa vedremo qui questa sera? Allora, vediamo un po' tutti gli strumenti della musica popolare, però soprattutto agropastorale, perché ci stanno i suoni della terra che sono le tamborre, tricaballacche, cedaveasse e tutto il resto, e poi ci stanno le zambogne che vengono dai monti, dalle colline, cioè i suoni pastorali. E però insieme a queste cose poi ci abbiniamo l'organetto, ci abbiniamo la fisarmonica, soprattutto il cantare, e soprattutto ci stanno tante belle ragazze che balleranno, che vedrete stasera. Vabbè, è un nuovo modo anche di fare aggregazione, no? Ritornare un attimino ai vecchi tempi. E come è nata questa passione di aggregare tutti sotto queste musiche, questi suoni, queste armonie, chiamiamole un po' popolari, di una volta? E perché veramente attualmente vedrete tutti quanti che non si capisce più niente, guerre di qua, ma che ne so, noi vogliamo solo la tranquillità e vivere veramente senza che nella vita che cosa cerchiamo. Sono le cose semplici che ci fanno stare bene a tutti, un bicchiere di vino, mangiare insieme una pasta e fagioli e suonare insieme, divertirci, perché la musica veramente ti fa stare bene e pensi che si fa vivere le persone più a lungo. Grazie per essere stati in compagnia del TG Tramonti, un saluto da Andrea Giunchiglia e Maria Teresa Dragonetti, alla prossima!